terra benedetta, una terra sacra. Sulla strada che porta da Jaffa a Gerusalemme si staglia il monastero trappista di Latrun, unico in tutto il Medio Oriente. Nella valle di Ayalon, sul luogo dove sorgeva un castello dei Cavalieri Templari, la chiesa sovrasta i chiostri e le aule di un convento con 128 anni di storia. Spazi in cui il silenzio dilaga tra lavoro, preghiere e contemplazione. Intorno gli ulivi e i filari di vite, sostentamento per i 15 monaci che abitano il monastero, fondato dai padri francesi nel 1880 durante le persecuzioni degli ordini religiosi in Francia. Per noi questo paese, la Terra Santa, è il luogo dell'incontro tra Dio e l'umanità, l'incontro incarnato. È il luogo dove Dio ha voluto incontrare l'umanità attraverso l'incarnazione del suo Verbo. Padre Luis ha 67 anni ed è libanese. È arrivato in Israele giovanissimo, a poco più di 13 anni, dopo un duro braccio di ferro con la famiglia e, tranne per brevi periodi di studio, non si è mai allontanato dalla Trun. Il motivo per cui volevo diventare monaco era che volevo seguire l'esempio di Saint Charbel, un santo libanese vissuto in un monastero della mia regione, del mio paese. Volevo diventare santo. Ero molto ingenuo. Credevo che la santità fosse qualcosa di facile, ma ero entusiasta. Padre Luis e i suoi confratelli sono rimasti attaccati alle pietre di Latrun anche nei momenti più difficili. Nella guerra arabo-israeliana del 1948 la collina fu teatro di una battaglia durissima tra sionisti, molti dei quali sopravvissuti alla Shoah, e legioni arabe. Nella guerra dei sei giorni, ancora una volta, la posizione strategica del convento ne fece un bersaglio indifeso. Nel 1967 siamo stati colpiti da molte bombe e queste bombe sono state sganciate sopra il monastero. I monaci si sono nascosti nel seminterrato e con tutte le restrizioni, le difficoltà per muoversi, infine abbiamo accettato la nazionalità israeliana. Non è stato facile, ma abbiamo continuato a portare avanti la nostra testimonianza malgrado le difficoltà. La vita dei monaci oggi scorre tranquilla, i giorni e le notti sono ritmati dalla preghiera. La meditazione della parola, lo studio del sacro, la carità fraterna e l'accoglienza di visitatori, molti dei quali ebrei e turisti, riempiono le ore. Ma la priorità è per Dio, necessità assoluta per questi uomini che si mantengono coltivando la terra e producendo vino e olio. Oltre 20 etichette ormai note in tutto il paese. Abbiamo vini da tavola, vini secchi, vini dolci come il moscato, che è molto buono. Produciamo anche liquori. Attualmente prepariamo gli elisir utilizzando una trentina di erbe diverse. Produciamo anche dei buoni rum molto apprezzati. Abbiamo cominciato a fare il vinaì, vale a dire aceto con aglio. Fa molto bene per il raffreddore. Lasciamo macerare l'aglio nell'aceto per 40 giorni, dopodiché si filtra il tutto. Su consiglio di amici produciamo il grasso di semi d'uva e anche l'olio concentrato di semi d'uva, che ha molte proprietà benefiche. Ad esempio fa bene per il colesterolo alto, il diabete, per la pressione arteriosa. Anche succhi, marmellate e miele tra i prodotti del convento, dove tutto ha il sapore della terra amata e custodita. Padre Luis racconta anche di come questo angolo di contemplazione ed equilibrio sia diventato il rifugio di anime inquiete, accompagnate dai monaci nel proprio cammino verso Dio. Un piccolo miracolo nella Terra Santa, contesa e lacerata, il luogo degli uomini felici. Noi crediamo che il nostro scopo sia vivere con Dio. Siamo sulla terra come dei pellegrini e vogliamo donarci in questo modo.